Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi, prima domenica dopo Pentecoste, celebriamo la festa della Santissima Trinità. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. Dopo la conclusione del tempo di Pasqua con la celebrazione della Pentecoste domenica scorsa, inauguriamo adesso un periodo dove avremo al centro tre solennità particolari. La Santissima Trinità oggi, domenica prossima il Corpus Domini, venerdì 24 giugno il Sacro Cuore di Gesù. Sono tre solennità legate dalla celebrazione di un evento importante, di una realtà importante riguardo alla nostra fede, ma non sono legate strettamente né a una specifica ricorrenza biblica né a una festa di qualche santo, ovviamente. Riguardano il mistero di Dio e la manifestazione del mistero di Dio. Dunque oggi la Santissima Trinità. Le letture vogliono sottolineare il farsi, il donarsi del mistero. Così nella prima lettura il testo di Proverbi 8 parla di una figura di mediazione, di una donna, della donna sapienza che conosce i segreti di Dio e per questo gli può rivelare. La reinterpretazione poi cristiana di questi testi vedrà appunto nella sapienza l'incarnazione del Figlio e quindi della seconda persona della Santissima Trinità. Invece la seconda lettura, il testo di Romani, ci parlerà del dono dello Spirito che è stato riversato nei nostri cuori e quindi l'esperienza dello Spirito è l'esperienza direttamente di Dio in noi. Il Vangelo invece ci presenta un percorso interessante dove lo Spirito ci condurrà alla verità tutta intera che nella lettura giovannea è precisamente Cristo stesso e quindi il Figlio che viene letto, ricordato e compreso alla luce dello Spirito. È di tutta evidenza, come diceva San Tommaso, che noi possiamo dire di Dio le cose che non sono piuttosto che quelle che sono. È il mistero che viene sussurrato ma chiaramente rivelato all'interno del Nuovo Testamento e che oggi siamo chiamati a celebrare, a vivere soprattutto nell'esperienza della nostra quotidianità, un'esperienza relazionale, perché la Trinità ci rivela un Dio che non è una perfezione isolata, ma un Dio in relazione, in una pienezza di relazione che ci coinvolge in maniera libera e gratuita. È la dinamica appunto dell'amore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Sollecitato dalle letture di oggi, vorrei sottolineare con voi un aspetto. Possiamo dire che ancora la nostra attenzione viene lasciata soffermarsi sulla azione e funzione dello Spirito Santo nella vita dei discepoli. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci riporta le parole di Gesù dove lui dice che sarà lo Spirito a ricordare ai suoi discepoli tutto ciò che egli ha detto, ma allo stesso tempo che li accompagnerà alla conoscenza e alla comprensione di tutta la verità. Sono parole preziose perché innanzitutto sottolineano come il nostro percorso di crescita nella fede, di conoscenza di Dio, intanto sia un percorso possibile ed è possibile perché Dio stesso ci dà gli strumenti e il sostegno e l'aiuto necessario per poter continuare un cammino di crescita nella conoscenza di Dio. Un cammino possibile, un cammino graduale. Non possiamo comprendere tutto, non lo possiamo comprendere subito, ma è necessario fare uno sforzo, è necessario mettersi in cammino, è necessario lasciarsi coinvolgere per poter conoscere meglio Dio, proprio come in una qualsiasi relazione. È necessario metterci la nostra vita
perché questa possa crescere, possa rafforzarsi, possa anche regalarci le più grandi soddisfazioni. Un cammino possibile, un cammino progressivo, un cammino dove la nostra vita è chiamata a lasciarsi coinvolgere. Allora, guardando alle parole che abbiamo ascoltato oggi, quello che ci resta da fare è metterci tutto il nostro entusiasmo, tutto il nostro desiderio di crescere nella conoscenza di Dio, una conoscenza che è possibile, che è accessibile, per la quale è necessario spendere tempo, ma soprattutto è necessario volersi lasciare interrogare da Lui, lasciarsi coinvolgere da Lui, lasciare mettere la nostra vita, diciamo, nella disponibilità a essere portata avanti attraverso questo dialogo continuo, questa relazione continua con il Signore. Un percorso dove, anche come ulteriore rassicurazione, ma anche consolazione, non siamo soli, non siamo abbandonati a noi stessi, ma è Dio stesso che si fa nostro compagno, nostra guida, perché possiamo, un passo dopo l'altro, conoscerlo meglio e in questa relazione, in questa conoscenza, non solo sperimentare la sua presenza nella nostra vita, ma anche trovare la nostra piena realizzazione e la nostra gioia. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e un arrivederci alla prossima settimana.